Leggera come una piuma, il volume che racconta le tante emozioni e tanti sogni della piccola Beatrice Naso, raccontati dalla zia Sara Fiorentino, è stato presentato al Salone del Libro. A parlare del volume che racconta la breve storia di una bimba speciale e della sua mamma guerriera, Stefania Fiorentino, che hanno commosso l'Italia intera, è la stessa Sara, sorella di Stefania. Allora, il libro in realtà ce l'avevo in testa da un sacco di tempo. Il motivo principale è perché voglio che tutti possano ripercorrere la loro vita e voglio che il loro messaggio possa rimanere eterno. Secondo me il libro è il modo migliore per lasciare un segno di quella che è stata la loro vita. Quindi l'idea è stata questa. E poi mi hanno contattato Luigi e Claudio e mi hanno spronato a farlo, perché in realtà poi dall'idea al concreto ce ne passa. E invece loro mi hanno spronato ad andare avanti e credo che sia il modo migliore per far sì che comunque quella che è stata la loro vita, che non sia un messaggio di passaggio, che sia qualcosa che possa rimanere e insegnare. Leggera come una piuma è il contrasto perfetto con Bambina di pietra. Quindi volevo che ci fosse questo contrasto e volevo che le persone conoscessero Beatrice e Stefania non solo per la patologia di Beatrice, ma per tutto il mondo che mio cognato e mia sorella hanno saputo creare intorno a lei. Quindi il lato positivo di quello che è stata la vita di Beatrice, che poi era il 90%, sono contentissima. Non me l'aspettavo così, nonostante tutti mi dicano no, ma potevi aspettarlo, e invece no, perché comunque leggerci sui social è diverso da dire prendo un libro e mi immergo al 100% nella storia. Poi secondo me, ne parlavo proprio con i ragazzi della casa editrice, ci saranno anche tante persone che inizialmente lo prenderanno e mi dicono ma non lo leggerò subito, perché inizialmente magari non me la sento, piuttosto che. Però non era una cosa che davo per scontata, invece sono contentissima, il libro sta andando benissimo e questo ci permetterà insomma di portare avanti quelli che sono i nostri progetti anche grazie al libro, quindi sono felicissima. Sì, aneddoti diversi in realtà, però ho voluto concentrarmi su quelle che erano le esperienze più semplici che forse le persone non si immaginano proprio perché sono le più semplici. Cioè, penso a Beatrice che non cammina, no? Invece ci sono piccole cose tipo Beatrice che da piccola sogna di fare la pipì al gabinetto, che detto così sembra una baggianata, invece noi eravamo lì a pensare l'impossibile, a lei piaceva l'idea di struccarsi come la mamma, andare a fare la pipì al gabinetto come facevamo noi, piuttosto che disegnare, nel senso che a Beatrice piaceva tantissimo, anche questo lo racconto nel libro. Mettersi lì e dirti quello che lei voleva disegnare e tu lo riproducevi su foglio, sulle lavagnette piuttosto che, e lei si immaginava di essere lei a farlo. Cioè, l'aneddoto principale è in realtà, tutti gli aneddoti ruotano intorno a una cosa principale che è la fantasia infinita che aveva Beatrice. Cioè, lei si era creato un mondo tutto suo e ad entrarci era fantastico perché vivevi tutto, quello che viviamo tutti noi, e lei lo viveva anche se non lo faceva. Il mondo di In me. prima persona, sì, il mondo di Bea, un mondo a colori, in tutto e per tutto. Beatrice era sicuramente più grande perché la testa era l'unica cosa, la sua arma, lo dico anche nel libro, era un'arma bianca ed era la sua intelligenza. Beatrice era intelligentissima. E come ho detto sempre nel libro, non importa che siano 20, 50, 70, 100 anni o 8 anni e mezzo, l'importante è viverli al 100% come ha fatto mia nipote e come ha fatto mia sorella, che fino all'ultimo giorno comunque non se ne volevano andare, quindi vuol dire che questa vita l'amavano nonostante tutto.